non sembrava un tipo cittadino, un tipo molto diretto nelle decisioni. Io l'ho trovato sempre dolce ma molto deciso. Noi vi diremo una cosa che dovrete ricordare. La Chiesa, come una madre, vi comprende. Non dite e non pensate mai che la Chiesa sia cieca ai vostri bisogni, sorda alle vostre voci. L'ho conosciuto da Caravaggio, l'ho fotografato e gli ho portato poi le foto in Arcivescovado a Milano. Lui le ha apprezzate molto e da lì è nata un po', non dico un'amicizia, ma una conoscenza. E gli diceva, perché non facciamo una foto insieme? Infatti, la sua santità. Quella lì l'ha proprio voluta lui. Il fatto di essere sempre con lui ha comportato la conoscenza maggiore di lui, le sue abitudini e poi ero insieme a lui per quel che succedeva. Lui soprattutto mi ha colpito la sua resistenza, perché quando si arrivava con l'aereo, l'aeroporto è sempre a 30-50 km dalla città, lui lo faceva tutto in macchina scoperta salutando la gente, ma non nei baracchini di adesso, proprio così fuori. Lui li ha fatti tutti così i viaggi. Certe volte si fermava lì al laghetto ad andare a mangiare i pesci. Io nascosto nel cespuglio a aspettare che venisse il Papa. Poi lui si ferma e dice, Merisio, venga fuori. E io sono dovuto alla Totò uscire dal cespuglio, quasi a dire buongiorno signor Papa. Una roba di questo tipo, no, è stata simpatica, poi gli ho fatto le foto, lui è stato gentilissimo. Finito tutto, lui ha continuato la passeggiata. Era la persona più umile che io abbia incontrato. Era di una cultura strepitosa, strepitosa.